Capre, capre, capre. Come non dire capre ai membri del governo? Oggi, lunedì dell'angelo è una festa mite. Dopo il trionfo, la resurrezione della Pasqua, ieri ero a Montepulciano, oggi sono ancora a Montepulciano, ma qui davanti a me vedete una valle con il lago Trasimeno, il lago di Montepulciano, una serie di paesaggi che si affiancano l'un l'altro in un luogo perfetto, in una giornata creata da Dio come quella che San Francesco descrive nel Cantico delle Creature. Frate fuoco, sora acqua, tutto quello che Dio ha creato. E noi, all'aperto, all'aria aperta, respiriamo quello che è il respiro di Dio. Ora, o siamo diventati tutti atei, oppure Dio non ha creato le mascherine per impedire che noi godiamo del mondo. C'erano le malattie anche nel passato, sono sempre state le malattie, ma l'aria aperta era salute, l'ho detto ieri. Ora, se Dio avesse voluto proteggerci, all'aperto, quando vedete camminare tutti con le mascherine, avrebbe dato le mascherine, avrebbe fatto la faccia mascherina. Non ce l'ha fatto, ha fatto le facce da culo, ma non le facce da mascherina. Allora, evidentemente, qualcosa non funziona. Due giornate bellissime. La mite festa dell'angelo, normalmente è una festa in cui si consuma il trionfo della resurrezione, e da molti anni il lunedì dell'angelo è una giornata piovosa, un po' grigia. Oggi è meravigliosa come è stata ieri, due giornate perfette regalate da Dio a uomini costretti da un governo di stronzi a portare mascherine, a stare in casa con tutti i ristoranti chiusi, tutte le palestre chiuse, tutta l'attività all'aperto interdetta, le città come città dei morti. Poco fa Piazza di Montepulciano sembrava dopo un bombardamento atomico. E tutto questo perché? Perché dobbiamo rifiutare quello che Dio ci ha dato. Giornate perfette fatte per stare all'aria aperta. Ora, ho già detto il mio pensiero ieri, oggi vorrei però dire che voi sapete che nell'attività sessuale si usa il preservativo. Quando qualcuno ha un problema di, come dire, continenza, per evitare di mettere incinta una persona. Certo, meglio fare molti figli, meglio, però qualcuno si trattiene e usa il preservativo. Alla Chiesa non piace, ma perfino il Papa una volta ha detto che in luoghi pericolosi dove c'è l'AIDS si può usare il preservativo. Prima di questa malattia solo l'AIDS è stato così traumatico, ma perfino quello non ci ha impedito di vivere come abbiamo sempre vissuto. Allora, se uno non vuole correre i rischi, si mette il preservativo, o perché teme le malattie o perché non vuole fare bambini. Ma immaginatevi di mettervi il preservativo per farvi una sega. Ecco, questa è la mascherina. Mettersi il preservativo per farsi una sega. Uno si mette il preservativo e poi non ha contatto con nessuno, non rischia di mettere in centro nessuno, però tiene la mascherina. Ecco, tiene il preservativo. Ecco, portare all'aperto, alla luce di Dio, con questa meraviglia della natura, con tutto quello che Dio ha creato, la mascherina, è come mettersi il preservativo per farsi una sega. Questo è quello che il governo vuole. Se uno usa la ragione, si ribelli, ribellatevi, occupate il palazzo, mandateli a fare in culo questi incapaci, o dategli i preservativi che si facciano le seghe che il loro cervello gli ha imposto in questa situazione grottesca. Sono dei matti, e voi, matti come loro, a portare la mascherina all'aperto. Se volete farvi poi una sega con il preservativo, fatelo.